a tutti! Allora, oggi un video di acquisti che ho fatto dal sito MUA, Makeup Academy. È la prima volta che provo questo brand, quindi sarà anche un video di prime impressioni e anche un pochino di recensione perché alcuni prodotti già li ho provati. E per chi non conoscesse questa marca, è una marca low cost che viene venduta in Inghilterra, tipo nei Superdrug o comunque nei drugstore, e poi viene venduta anche online. Infatti, noi italiane diciamo possiamo ordinare dal sito e basta. Ed è caratterizzata dal fatto di essere proprio low cost, cioè tutti i prodotti sono più o meno a 1 pound, quindi massimo 2-3 pound. Mi pare che il più costoso sia tipo 3,50 pound, una cosa del genere, o forse fondotinta, qualcosa di più. Però insomma, prezzi molto bassi, tipo Essence, Elf. Queste grandi catene, insomma, che tutte conosciamo, che tutte amiamo perché costano pochissimo. Ovviamente gli inci non sono il massimo, cioè sono prodotti che si possono usare, giusto che ne so, una matita, un rossetto, una cosa. E io non comprerei personalmente fondotinta o cose del genere, però diciamo ci permettono di provare tante cose a prezzi bassi. Avevo sentito delle grandi recensioni, cioè più che altro moltissime recensioni di questa marca su YouTube, che ultimamente è molto famosa, e quindi con il 50% di sconto che hanno fatto qualche tempo fa ho deciso di fare il mio primo ordine. Apro una parentesi. Ah no, prima di tutto ciò voglio farvi vedere questa collanina fantastica. Guardate che carina. Io la trovo adorabile con la chiave. Quest'anello bellissimo, che ha un cupcake. Molto vintage, lo vedete? E sono dei prodottini che mi hanno inviato due miei fan, Giulia e sua sorella. Loro hanno una pagina Facebook in cui vendono tutti oggettini vintage, delle cose deliziose. Vi giuro, tutti gli oggettini che mi hanno mandato sono splendidi, quindi vi consiglio di andarli a vedere. Più che altro hanno un gusto proprio che rispecchia moltissimo il mio, perché vedete, che ne so, questa collanina con la torre, guardate che carina, dorata con la torre Eiffel fatta così di tessuto. Bellissima, oppure appunto questa qui mi piace tantissimo, la metto sempre, anche l'anellino è molto carino. Hanno delle cose veramente deliziose, vi dico la verità, sono rimasta co molto colpita dal loro sito e vi mando un bacione e le ringrazio. Guardate che carino anche questo segnalibro vintage per avermi inviato questi oggettini, e veramente vi consiglio di guardare la loro pagina perché secondo me troverete tantissime cosine particolari, scatole, segnalibri, bigliettini, tutto fatto a mano, assemblato da loro, veramente carino. Quindi vi invito, mi metto qua sotto la pagina Facebook, mando un bacione a entrambe, le saluto e proseguiamo con la recensione. Allora, dicevo, apro una parentesi sul sito perché sono rimasta molto delusa, devo dire la verità, dal servizio clienti, assolutamente pessimo, cioè veramente. Era la prima volta che ordinavo, quindi non so se questo sia una cosa eccezionale dovuta al fatto che ci fosse la promozione in corso, tutto quello che vi pare. In pratica, allora, hanno un server che non è in grado di supportare tante visualizzazioni contemporaneamente, quindi in pratica il sito va in crash quando ci sono tante persone sul sito stesso, no? Quindi io praticamente per un giorno intero ho provato ad ordinare, magari arrivavo alla fine dell'ordine. Quindi dopo magari, che ne so, un'ora che avevo provato a mettere i prodotti nel carrello, e poi il sito andava in crash, quindi praticamente si bloccava tutto e dovevo ricominciare da capo. L'ho fatto tipo 3 volte, mi sono snervata per un giorno intero, a un certo punto ho rinunciato e sono uscita, quindi ho fatto tardi, tornando la sera alle 3 di notte, tipo, l'ho trovato libero per miracolo e sono riuscita a ordinare. Non vi dico quanto ci ho messo, cioè veramente un giorno intero, e questo perché non avevo nulla da fare, ero in vacanza quel fine settimana, giusto per quello. Però è una cosa veramente snervante. Detto ciò, sono riuscita a ordinare. Il sito è andato in crash quando praticamente ho pagato con PayPal. Quindi in pratica avevo dato la conferma con PayPal, mi ha scalato i soldi, però il sito poi si è bloccato. Di conseguenza era come se il mio ordine non fosse stato effettuato. In pratica non mi è arrivata nessuna mail di conferma dal sito MUA, se andavo sul sito risultava che i prodotti erano nel carrello, non erano stati acquistati, quindi praticamente un casino. Mi è arrivata soltanto la conferma di pagamento da PayPal, e questo problema l'hanno avuto tantissime ragazze. Infatti il sito, la pagina Facebook era stata inondata di domande, di critiche, e io ho mandato appunto il mio messaggio per indicare questo problema, e ci hanno impiegato tipo 8 giorni a mandarmi la prima risposta, quindi assolutamente tantissimo, secondo me una cosa impensabile, nel senso, se sapete che comunque fate queste promozioni e tantissime ragazze acquistano, dovete organizzarvi prima, cioè assolutamente disorganizzato. Non solo, vabbè, ovviamente 8 giorni, poi mi hanno detto che mi avrebbero spedito entro i prossimi 5 giorni, una cosa del genere. Quindi, insomma, in tutto quasi 20 giorni, un mese per avere il pacco, una cosa
un po', cioè, insomma, dall'Inghilterra mi sembra un po' un'esagerazione. Ovviamente poi pensando al fatto che questa promozione era ottima, tutto quello che vi pare, il 50% di sconto, quindi non mi posso lamentare perché veramente i prodotti mi sono costati pochissimo, però vi dico la verità, mi ha dato molto fastidio tutta questa tiritera perché è stato veramente snervante, veramente ti fanno passare la voglia di ordinare, secondo me. Comunque spero che si organizzeranno meglio con la prossima promozione. Adesso spero che abbiano capito che c'è questo problema e che quindi sistemino questo benedetto server. Comunque, andando avanti, vi faccio vedere finalmente cosa ho preso. Quindi tutto al 50%, quindi tutte le cose che erano un pound le ho pagate la metà, circa 70 centesimi l'una. Cominciamo dai rossetti, di cui posso già farvi una recensione. Questi rossetti, vi dico la verità, molti prodotti a mio avviso somigliano ad altri brand. Per esempio, questi rossetti si presentano così, quindi hanno questo packaging nero con il fondo colorato e sono praticamente simili, se non identici. Molto simili, insomma, ai Round Lipsticks dell'NYX, vedete? Ci somigliano molto. Questo è quello di MUA e questo è quello di NYX. Somigliano tantissimo ai rossetti di NYX anche come tipologia di prodotto, soprattutto i colori opachi. Io ho avuto un problema con i rossetti di NYX e Round Lipsticks, e ho lo stesso problema che ho riscontrato con questi rossetti, in particolare con quelli con formulazione opaca. Cosa ho riscontrato? Questi rossetti non solo hanno dei colori, quelli opachi, un po' troppo forti e poco portabili, diciamo, ma soprattutto hanno una texture che a me non piace per niente, perché sembrano cremosissimi quando li mettete, fanno proprio diciamo uno strato, un velo di colore opaco, quindi sembrano belli, sembrano un po' fluo, un po' shocking, e fino a lì diciamo ci può stare. Il problema è che poi non sono per nulla idratanti, quindi fondamentalmente una volta che si comincia a togliere il colore, cioè praticamente subito perché hanno una durata scarsissima, si vanno a infilare tutti nelle pieghette e fanno un effetto bruttissimo, cioè il colore non si leva in modo omogeneo, si leva a chiazze, veramente bruttissimo. Questa cosa l'ho riscontrata con quelli opachi che ho preso, in particolare l'ho riscontrato con questo colore qui, che è il Nectar, lo shade numero 16. Che ha, diciamo, il colore in sé è carino, insomma, è molto estivo, particolare. Vi ho detto, questi rossetti non sono assolutamente il classico rossetto portabile, cioè sono dei colori particolari che non a tutte, secondo me, piacciono. Non è quel genere di rossetto e voi dite, ok, sta bene alla ragazza, sta bene alla signora. Assolutamente no, cioè secondo me una signora con questo rossetto sarebbe a dir poco ridicola, insomma. Comunque, vedete il colore? Oddio, è un po' falsato perché in realtà è più sull'aranciato rispetto a questo. La fotocamera non riesce a mostrare il vero colore. Comunque, diciamo, un aranciato abbastanza shocking. Poi magari vi metterò qualche foto sul blog, eccetera. E questo qui, appunto, una volta che si leva, fa questa cosa bruttissima, si leva a chiazze e dura poco, quindi assolutamente questo non ve lo consiglio. Lo shade che ho addosso è il numero 3 ed è uno dei due su 5 che ho preso che non è male. Però anche questo non mi ha convinta particolarmente. Questo invece non è sul pesca, è più sul fucsia. E vedete? E anche questo è un colore shocking, diciamo poco portabile. Ha un leggerissimo sheen, per fortuna leggero, però insomma non è male. Questo qui rispetto a quell'altro fa meno effetto, diciamo, di rossetto nelle crepe della bocca, però comunque dura molto poco. Poi l'altro colore che assolutamente non mi è piaciuto è il rossetto numero 6. Allora, questo rossetto non mi è piaciuto perché è il tipico rossetto da persona anziana, cioè ha uno sheen argentato che io trovo, a parte i rossetti pearlescenti di solito non mi piacciono, non pensavo che questo fosse pearlescente, però è un rosa con uno sheen argentato, un colore veramente brutto, cioè personalmente mi sono trovata male con questo rossetto, credo che non lo metterò mai, il colore non mi piace e poi soprattutto questa pearlescenza argentata è veramente, non lo so, non mi piace. Poi l'altro con cui mi sono trovata male è questo ed è lo shade numero, questo qui, ed è lo shade numero 12. Allora, lo shade numero 12 l'ho preso per sbaglio, premetto, è una cosa orribile perché questo rossetto con dei glitter all'interno, allora, a parte è troppo chiaro, diciamo per i miei gusti, è un rosa veramente Barbie, e poi ha questi glitter, tocchi di glitter argentati brutti,
brutto, brutto. Poi dura pochissimo, cioè neanche come un gloss dura di più. Quello che mi è piaciuto più di tutti è questo, ed è lo shade numero 2. Ho trovato che questo rossetto avesse una texture diversa dagli altri, un po' tipo lo shade numero 3, credo che sia simile, diciamo, lo shade numero 3. Molto bello questo, invece è il mio preferito di tutti, è il mio preferito tra tutti, ed è fondamentalmente un rosa scuro sul viola, violaceo. È un colore particolare, ha un'iridescenza anche questa argentata, un pearl sicuramente, però il colore di base è molto particolare, quindi diciamo il fatto che abbia questo sheen argentato non si nota più di tanto, perché comunque la base è molto scura, quindi sta bene. È anche cremoso, non si leva a chiazze, cioè rispetto agli altri, e questo è sicuramente uno dei colori che ricomprerei, soprattutto visto il prezzo basso. Quindi insomma, facendo un bilancio, i miei preferiti sono lo shade numero 3 e lo shade numero 2. Forse quelli, diciamo, che hanno una numerazione bassa sono quelli che hanno una texture più cremosa, più buona. Ovviamente nessuno di questi rossetti dura molto, cioè dopo 2-3 ore dovete riapplicarli. Però, insomma, nel complesso, per 70 centesimi, quello che l'ho pagato, ok, ci si può stare. Sicuramente non sono dei rossetti di alta qualità, ragazzi, queste recensioni mirabolanti che ho sentito su internet non posso condividerle, perché secondo me, insomma, valgono quello che costano. Ci sono rossetti molto migliori, per esempio i rossetti minerali dell'Elf sono 10 volte migliori di questi. Però, insomma, se volete scatenarvi con dei rossetti particolari un po' fluo, ci può stare. Poi ho preso questo smalto, colore Love You 24/7. Allora, ed è un carino, un lavanda. Vedete? Ed è carino perché è un lavanda matte, con una leggera luminescenza, quindi non ha glitter, non ha nulla, però comunque rimane lucido sull'unghia. L'ho provato e mi sono trovata bene, questo smalto ve lo consiglio. Dura abbastanza, ha un bel colore, con due passate fa un bel effetto, quindi questo promosso. Il Pro Brow, il kit, il Pro Brow All-in-One Shape, Shade and Highlight, che è questo kit per sopracciglia. È un prodotto nuovo, carino, all'interno ha sia le pinzette che il pennellino, lo vedete, e quattro colori. Questi due sopra sono per colorare le sopracciglia, uno per illuminare questo e un gel per fissare il tutto. Ha un bello specchio, questo è un buon prodotto, anche se ancora non ho provato bene le polveri, però mi sembra di buona qualità e è un kit, diciamo, pratico, perché ha tre cose in uno. E questo kit veniva a 3,50 sterline, quindi 4 euro, al 50% l'ho pagato circa 2 euro, quindi un buon prezzo. Anche la confezione, devo dire, è resistente, buona, ve lo consiglio. Poi ho preso questo eyeliner glitter, e questo l'ho preso nel colore turchese, che è shade 5, insomma un turchese. Questo non l'ho provato ancora, però non mi sembra malvagio, cioè ovviamente non vi aspettate chissà che cosa, però sono dei glitter praticamente in una gel trasparente, vedete? Non mi sembra male come tipo di prodotto. Questo è soltanto un pound, quindi al 50% circa 70 centesimi, un ottimo prezzo, sono 1,6 ml, è carino per un look particolare, insomma festaiolo, ci può stare, anche perché a questo prezzo, diciamo, uno si può permettere di comprare delle cosettine sfiziose. Il blush, passiamo al blush, ho preso solo un cream blush, grazie a Dio, meno male. Questo qua è il blush in crema, io l'ho preso nel colore Blossom. Allora, questo qua mi pare venisse o 2 o un pound, non ricordo precisamente, ed il colore è questo, sembra bellissimo, il problema è che swatchato non si vede proprio niente, lo vedete? È color dito, cioè dovete fare tipo 4 passate per fare un colore decente, e non solo, non mi piace assolutamente la consistenza, è sostanzialmente molto molto glowy, quindi fa proprio l'effetto luminoso. Il fatto che ci sia la paraffina al primo posto fa sì che sia una texture molto oleosa, quindi assolutamente sconsigliato a chi ha le ragazze, alle ragazze che hanno la pelle grassa o problematica. Vi ho detto, rimane tipo una texture cremosissima, oleosa, quasi un ticcia, e non mi piace. Lo uso sempre e soltanto con un blush sopra, tipo quello ce l'ho su adesso, non so cosa si vedrà con la fotocamera, però assolutamente non li ricomprerei. Costava 2 pound, una cosa del genere. Non mi piace la texture, non mi piace il colore. Poi invece i blush in polvere sono belli. Ho preso lo shade, questo è lo shade numero 6, e questo è lo shade numero 4.
sono 2,4 grammi di prodotto e questi sono dei buoni prodotti. L'unica cosa, diciamo, il sito porta molto in confusione per quanto riguarda i colori, perché mi aspettavo che questo qui, in particolare lo Shade 6, fosse un malva. Non so se avevo visto delle recensioni di ragazze che mi avevano detto che, cioè, che parlavano di questo shade come se fosse un violaceo. Non so se me lo sono inventato. Comunque, in realtà questo è un marrone, un marroncino, diciamo, leggermente pescato, con dei brillantini dorati, insomma, dorati, sì, boh. Comunque, sheen, diciamo. Un bel colore, però non mi fa impazzire, insomma. Molto naturale, troppo naturale per i miei gusti. Però la consistenza è buona. Allora, lo shade 4 mi è piaciuto molto di più. Non so cosa si vedrà dalla fotocamera, ma è un arancione, è un aranciato, un pescato molto bello, devo dire. Un bellissimo colore. Questi blush non hanno una grandissima durata, però nel complesso ve li consiglio perché la qualità è buona. Anche il packaging, oddio, ho spaccato tutto. Anche il packaging è buono, quindi mi sono piaciuti. E poi, andando oltre, ho preso questa palette di ombretti, che questa è la Glamour Nights. Volevo prenderla undressed, ma era out of stock quando ho ordinato. Allora, una cosa negativa di questa palette è che non si apre. Cioè, praticamente mi scheggio sempre lo smalto per aprirla, perché ora sto facendo un botto di forza, ma non si apre. Quindi sto lì tipo le ore. Lo devo inclinare tipo così. È durissimo. Non riesco a aprire. Ah, ecco. Dopo 3 ore. Allora, dopo 3 ore ci sono riuscita. E questi sono i colori. La palette è bella, devo dire. Ha delle belle tonalità. Appena l'ho vista, ho pensato che fosse praticamente identica. Credo che potrebbero essere addirittura gli stessi produttori, eh. Non mi stupirei di questo. Delle palette della Sleek. Sono molto simili. Guardate, praticamente identiche, vedete? Sia di dimensioni che di dimensioni delle cialde. Sono molto molto simili, che di qualità degli ombretti. Questo packaging della Sleek è migliore, molto più resistente, più professionale, però vabbè, sti cavoli, insomma. Gli ombretti sono, non sono male. Allora, ci sono delle tonalità perlescenti, delle tonalità matte e delle tonalità shimmer. Le tonalità shimmer sono le peggiori, tipo questo qui grigio è uno shimmer, perché sono le più polverose. Però quelle perlescenti invece sono belle, vedete? Questo viola, questo verde. Questa palette comunque ve la consiglio, cioè gli ombretti sono praticamente identici a quelli della Sleek. Quindi se vi piacciono gli ombretti della Sleek, sapete più o meno che la qualità è comparabile. Quindi buoni, mi sono piaciuti. La palette l'ho pagata, mi sembrava fosse 4 sterline, circa insomma 2 euro, una cosa del genere. E poi ho preso gli ombretti singoli, e questo qui, lo shade 19, avevo letto una recensione di questo shade da una ragazza che diceva che era proprio un must have, perché è il tipico colore che piace a me, il talpa, e ha un colore molto molto simile alla matita di Neve Cosmetics Pioggia, quindi se vi piace quella matita, questo shade anche vi piacerà, e mi sono trovata bene con questo colore, nonostante io avessi sentito delle recensioni negative degli ombretti matte della MUA. Devo dire, mi è piaciuto. Certo, non vi aspettate chissà che cosa di durata. Però vedete, il colore è molto bello. A me piace molto. Un marrone appunto sul talpa, bello. Poi ho preso lo shade numero 11. Anche questo è simile. Si capisce che a me piacciono questo genere di ombretti, però è praticamente identico all'altro, però è pearl. Quindi questo è lo shade numero 11, bellissimo. Gli ombretti sono forse la cosa migliore in assoluto della MUA. Poi ho preso lo shade numero 14, anche questo un pearl, bellissimo, vedete, è un verde perlescente, scuro, proprio scuro. E questo è un tipico colore che piace a me per le serate, cioè diciamo per la sera, perché mette molto in risalto il mio colore degli occhi, è bellissimo, ho un colore molto simile della Urban Decay. E infine il rossetto, l'ombretto di cui parlano tutte, che è questo qui, viola, bello, ed è lo shade numero 9, un viola con delle iridescenze bluastre, molto particolare, certo non da tutti i giorni, però insomma per una serata, un look particolare, bellissimo.
Quindi gli ombretti sicuramente promossi rispetto, diciamo, agli altri prodotti. Poi ho preso questo Professional Eye Primer, che è un primer per l'ombretto. Questo costava £2,50. Gli ombretti singoli vengono tutti £1, quindi li ho pagati praticamente 70 centesimi l'uno. Questo è il primer ed è molto simile al primer della Elf come tipo di consistenza, lo vedete, l'ho messo qui. È cremoso, ci ho passato sopra il coso, è cremoso al punto giusto, non fa colore sulla palpebra, cioè proprio leggermente, un colore molto leggero, lieve color crema, diciamo, sulla palpebra, ha appunto l'applicatore comodo, devo dire, questo è il lip gloss. Come consistenza mi piace, l'ho provato purtroppo soltanto per poche ore, quindi non so dirvi precisamente la resa. Per quelle poche ore aveva funzionato bene, vi farò probabilmente una recensione, anche perché ho comprato quello della Elf da poco, quindi magari una comparazione. Fatemi sapere se vi interessa un test di durata, cose del genere. E infine, l'ultimo prodotto con cui mi sono trovata bene è questo qui, che è un Lip Gloss Intense Kisses, ed è il colore Sealed with a Kiss, e sono 5 ml di prodotto. Questo mi è piaciuto molto, questo gloss, perché è molto portabile, è un bel colore rosa malva e praticamente, lo vedete, bellissimo, e dura abbastanza e mi piace perché è di quei lip gloss che sono abbastanza coprenti, cioè non sono semitrasparenti, è molto coprente, quindi fa un bel effetto sulle labbra, le fa sembrare più voluminose. Quindi questi gloss in assoluto ve li consiglio. Anche questo mi sembra £2, quindi £1 al 50% di sconto. Mi sono dimenticata le matite. Allora, poi ho preso 3 matite che sono MUA Intense Color. Ho preso la blu, la verde e la marrone, queste 3, e sono carine perché hanno anche il temperino, diciamo, in punta. E vi faccio uno sguccino rapido dei 3 colori. Queste matite non sono niente male. Oggi ho su il verde, non so cosa si vedrà. Il verde è il colore Forest Green, il blu è il colore Royal Blue e il marrone è il colore Rich Brown. Quindi queste 3 matite, anche queste è £1 l'una. Allora, sono delle matite, ecco gli swatch, sono delle matite estremamente morbide, però vedete i colori che belli. Diciamo che per il prezzo che hanno ci stanno, perché comunque nonostante non abbiano una grandissima durata, hanno una buona pigmentazione, molto profonda, diciamo, basta proprio un leggero tratto e scrivono moltissimo. Quindi diciamo ve le consiglio, però vi consiglio sempre di fissarle con un buon ombretto, perché altrimenti dopo 2-3 ore già si cominciano a togliere. Però diciamo il prezzo è molto buono, di conseguenza secondo me vale la pena acquistarle, anche magari soltanto per avere dei colori diversi da mettere ogni tanto, insomma sono delle buone matite. Quindi queste sono le cosine che ho preso dalla MUA. Facendo un bilancio, allora, che cosa mi è piaciuto per ora? Poi magari farò delle recensioni più in dettaglio, però mi è piaciuto il blush shade numero 4, i rossetti non mi sono piaciuti, lo smalto non è male, gli ombretti sono probabilmente la cosa migliore, le matite non sono niente male, ovviamente insomma valgono quello che costano, però vi permettono di sperimentare vari colori, hanno una buona pigmentazione. E per il resto insomma il blush in crema assolutamente non mi è piaciuto. Nel complesso, che dirvi, diciamo non sono molto invogliata a rifare un altro ordine, sia per i problemi che ho avuto con il servizio clienti, sia perché nessuno di questi prodotti mi è sembrato così eccezionale, forse soltanto gli ombretti sono molto buoni, quindi vale la pena magari provare altre tonalità. E niente, questo è tutto, spero che la recensione vi sia servita, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere voi quali prodotti avete provato e quali mi consigliate, magari tra quelli che non ho pescato io nel mio ordine. E niente, un bacione, alla prossima!